Ciao a tutti coach, ben ritrovati dal vostro Andrea Nicronte, uno su Yo-Kai Watch Weeble Wobble. Sono un paio di giorni che non carico video, 2-3 giorni più o meno che non carico video su Weeble Wobble perché non avevo voglia. Sinceramente non avevo tanta voglia, ma in realtà è che mi sono portato un pochino avanti con il gioco perché non è che potevo far mostrare tutto quello che facevo in continuazione, era un po' una seccatura sia per voi che l'avete già sicuramente giocata questa parte, sia per me che devo registrare. Avevo un video pronto e non l'ho caricato e quindi ho deciso facciamo una cosa, facciamoci un po' le cose meno interessanti, diciamo, e andiamo avanti e poi registro comunque sia altre cose. Inoltre volevo anche riscattare un po' di monete per la slot car, così da fare una specie di pack opening. Lo farò alla fine perché abbiamo due boss prima da affrontare, ovvero Dolor della Fognatura a livello 1-7 e anche Termaiale. Termaiale, a dire il vero, l'ho affrontato, ma non lo volevo affrontare. Per sbaglio ho cliccato gioca e mi è partita la lotta, ma non l'ho sconfitto, perché è andata davvero davvero male andata e quindi insomma non ho avuto modo di batterlo, ma non penso che l'avrei battuto alla fine. Perché comunque sia, stavo vedendo che non ce la facevo, ho detto vabbè, allora lasciamo proprio perdere e amen. Dunque, per battere Dolor, prima devo fare una combo di almeno 5 e finire con Spreck. Spreck ce l'ho a livello 5, se non sbaglio. Non so come è arrivato al livello 5, visto che non l'ho mai usato. Mi sono visto qualche video di Yo-Kai Watch Puni Puni, perché sarebbe Weeble Wobble giapponese. E devo dire che non ho idea di quando noi avremo gli aggiornamenti che hanno in Giappone. Perché sono aggiornamenti davvero assurdi. C'è addirittura Emma. C'è Emma SSS con 3S. E è una cosa assurda. Ho visto da qualche video di alcuni, anche italiani, non solo stranieri. Gli stranieri ultimamente li sto seguendo pochissimo. Sto seguendo solo roba italiana perché, non lo so, mi gira così, mi gira. E quindi niente, ho visto, ci sono davvero tanti bravi ragazzi italiani comunque sia, a cui sarete sicuramente già iscritti, quindi è inutile che io vi dica i nomi perché già li conoscerete tutti quanti. Sono davvero bravi, sono davvero interessanti i video che fanno. E ho visto appunto che c'è Emma SSS, insomma con 3S. E wow, mi chiedo quando arriveranno questi aggiornamenti da noi. Sono davvero dei belli aggiornamenti, ci sono tantissimi yokai di terza gen, tra virgolette, chiamiamola così, di Sushi e Tempura, e il terzo non so come si chiama, la fusione del terzo, Segreti dell'Anima, ok, è interessante. Segreti dell'Anima però non lo userò subito, lo userò forse più in là e forse neanche su Sailornian, perché ho scoperto, a mia insaputa, neanche sapevo esistesse, la fusione di due yokai che hanno dato vita a Farfamiglio, mi sembra si chiami. Vediamo un attimo. Farfamiglio. È come Sailornian, però vedendo le statistiche di lui a livello 1 e vedendole con quelle di Sailornian, insomma, Sailornian sta al 32 e quello sta a livello 1. Io penso che se dovrei riuscire a reclutare un'altra Farfavigo e un'altra Farfanima. Farfanemi e Farfanima. Fonderle e esce appunto Farfamiglio. Se ce la faccio, e dovrei farcela, bevono i succhi, bevono le cole, le sprite dell'anima, insomma queste cose così. Se li recluto e vedo che Farfamiglio potrebbe essere anche più forte di Sailornian, cambio Sailornian, perché Sailornian le ho già dato un Segreti dell'Anima e questo me lo tengo. Ieri è finito attacco al punteggio, praticamente c'era uno yokai che secondo me era interessantissimo da vedere l'utilizzo di quello yokai, però non ce l'ho fatta a prenderlo anche perché ho voluto provare il trick del bloccare il tempo. Funziona, ma era troppo facile, ho preferito cancellare quella parte, ho fatto esci e sono uscito senza il punteggio, non ti si salva se tu esci da attacco al punteggio senza che ti scade il tempo che o che il boss ti sconfigge.
preferito fare così perché ho visto non era giusto. Non era giusto nei confronti di chi gioca lealmente e nessuno gioca lealmente. Tutti quanti fanno il glitch, tra virgolette, è un bug più che un glitch, è un bug, il bug di bloccare il tempo. È semplicissimo. Dopo aver sconfitto i 6 yokai che ti si parano davanti, quando compare il boss, fai un energy max, blocchi il tempo, vai sulla casetta cellulare, insomma. Sull'iPhone penso che tu debba scorrere in su le notifiche per vedere le notifiche. Mentre su Android, se avete ancora un vecchio cellulare Android, perché quelli di oggi sono tutti quanti senza pulsanti, premete il pulsante al centro e vi esce dal gioco. Potrebbe non funzionare sempre, quindi se avete possibilità premete appunto il menu. C'ho sto cellulare vecchio perché con l'altro sto registrando. Premete praticamente questo qua sarebbe il menu, premete sul menu e vi appare tutta quanta la lista delle applicazioni in uso, quelle in background ovviamente. Le rimettete appunto il gioco una volta fatto e vi si dovrebbe bloccare il tempo di attacco a punteggio. Che poi questo è il cellulare che ho usato nel video cortissimo del libro di Katamenki quando l'ho lanciato, ho pure colpito il computer. Infatti ho un attimo guardato il computer, però dico sto facendo il video, non posso distrarmi e ho fatto finta di niente. Poi mi sono messo a piangere anche se il computer non si è fatto niente, però è un computer abbastanza costoso, quindi mi sono messo a piangere tantissimo. Ad ogni modo, questo era il primo boss. A questo punto potrei anche rimettere in squadra Rettilarbitro. Che se trovo un altro yokai lo cambio subito perché. No, Rettilarbitro. Scuriflesso, ecco, Scuriflesso. Volevo cambiare però Rettilarbitro perché potrei trovare uno yokai più forte più avanti. E se lo trovo, levo Rettilarbitro. Rettilarbitro è buono come yokai, ma. No. C'è di meglio, c'è di meglio. Dopo Termaiale farò anche la slot Kaio. 6 monete, se non sbaglio. E non c'è nessuna possibilità di fare delle pull buone perché non c'è niente che ti aumenti la possibilità per l'appunto. C'era un anno scorso, c'era un evento che davvero ti dava possibilità maggiore di trovare yokai SS. Io me la sono bruciata perché non conoscevo neanche quei Buob, a dire il vero, non ne sapevo neanche che esistesse. Ad ogni modo, devo terminare con la mossa Energy Max di Shibanyan, che ce l'ho al 30. Ottieni una combo di almeno 8. Mettiamo Shibanyan in squadra. Shibanyan D. Che poi Shibanyan, se io tirassi fuori un Shibanyan A dalla slot Kai, lo potrei fondere con Shibanyan di livello rango D per creare Shibanyan S. Shibanyan S sarà disponibile a fine, quando esce Psycho Spectre il 29 settembre e praticamente. E sarà disponibile l'aggiornamento, tu lo scarichi e ti vai a prendere alla stazione al negozio del pesce, praticamente l'angolo dove troviamo Shibanyan. A posto di Shibanyan c'è Shibanyan S, insomma, una bestia. Mentre si può anche reclutare Komasan, ma su Polpanime Komasan mi sembra. Ma non mi ricordo dove, ho visto il video di uno che lo reclutava, perché in Giappone è uscito nel 2014 l'aggiornamento 2.0. E anche Psycho Spettri purtroppo. E praticamente ho preso Komasan, ma non mi ricordo dove l'ha preso. Tanto ci farò il video, non è che non lo faccio, anzi. Allora abbiamo Termaiale. Il punto debole di quel babbeo, Whisper, stai attento perché tu sei stato rinchiuso dentro una slot Kai. Lui no. Attento a quello che dici. È il suo ombelico. Sì, praticamente devo scoppiare le sfere dell'ombelico e poi dopo. Posso puntargli con lo spillo l'ombelico e lui va al tappeto. E le sfere compaiono ogni tanto. Ma non so se ce la faccio perché questo già mi tira il sapone, mi tira. Poi devo completare con Shibanyan, devo fare proprio l'Energy Max di Shibanyan, devo fare. Ah no, non lo punti, maledetto. Vabbè, io ho puntato l'ombelico, io ho puntato, mo se lo becco bene, se no. Eh no, perché si copre. Shibanya, penso che tu ce la possa fare. Meno male, meno male. Azzo, 1399. Era Azzo, non Ka. Azz, tipo per dire Azz, Angola mamma. No, qual era l'altra? Valdoro Centro, arriviamo. Mi farei volentieri una bibita da Nyamburger? Io no.
Ottieni una combo di almeno 8 e moneta 5 stelle. Abbiamo due monete in più, abbiamo una moneta in più. E anche quella di 3000 monete, yokai, ti fa uscire un. Termina entro 270 secondi. Bene, te. Arancione, viola e blu. E una moneta, una stella che terrò per ultima perché non penso di aver mai provato una moneta a una stella. Che porti fortuna? No. Totalmente a caso. Qualcosa di buono, Whisper no. Mai. Probo schiaffo. Non ci tengo a provarlo. Andiamo con la moneta rosa, non viola, rosa, perché è diverso appunto da viola. Viola dovrebbe essere il spaventa tutti, mentre rosa è splendido. Chi trovo? Ah, Ciclopino. Ciclopino è del tribù. Sì, splendido. Ah. Tribù splendida, non lo sapevo Ciclopino. Proviamo quella blu ora. No, sfuggente, sfuggente. Sfuggente, mi sbaglio facilmente. Sono gli sfuggenti. No, questa è tribù oscura. Sì. Sfuggente, che colore era? Perché generoso è verde. Giallo, giallo è sfuggente. Giallo è sfuggente. Bastian contrario, sì. Gas contrario, vabbè. Gas. Rimera, no, no, Chimera, Rimera, ma non è blu. Buladomi, mamma mia. La sagra dello schifo. Stavo per dire rosa. Invece è rossa, Scarafante, vabbè, tenaglie. Ok, stava a livello 1. Farfanima! Bene! Bene, in parte sono contento, così basta che recluto Farfanemi e posso fare Farfamiglio. Chiede aiuto a Komasan, che non l'ho neanche reclutato. Chiede aiuto a un amico. Tanto il video finisce qui, quindi mando richieste a tutti, mando. Ho anche potente regent, ma non è il vero regent, ce lo so, cioè non è che me lo. Anche se mi dice no, Andre, sono io, non è vero, non sei tu il vero regent, lo so. Ad ogni modo, Kuj, questo video termina qui, io spero che vi sia piaciuto. In descrizione, come sempre, link per Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!